Uffa, uffa e uffa. Lara, cosa succede? Mi manca una pinimpon. Come ti manca una pinipon? Ce ne sono tantissime qui. Ma non c'è quella che dico io. Magari ti possono aiutare le ragazze dello shopping. Bella idea. Volete aiutare Lara? Certo! Sì. Allora, Lara, Lara ve lo spiega, eh? Come ti serve? Ho capito tutto, ci penso io. Ma cosa andrà a fare secondo te? Devi prendere la cosa che Ma che voglio cosa hai io. preso? Una pinipon nuova? Ma Lara, ma per caso è questa che ti serviva? Sì. Questa pinipon? Sì. E allora apriamola, ma cosa hai in mente? Non me lo Una dici? Un customizzazione. segreto? Sì. Va bene, intanto apriamola, poi già ho in mente qualcosa. La vuoi aprire, Kika? Sì. Ragazzi, spostatevi un Nel attimo. prossimo video ve lo di dirò. Ok, Lara, scatta. Ce l'ho quasi No, ti fatta. conviene qui. Sbucciare questo pezzettino qui. Brava. E dopo 9 giorni era inverno. Ragazzi, buon Natale. È primavera. È Pasqua. È agosto. È passato un anno. E siamo ancora qui. No, ce l'ha fatta. Sì. Allora andiamo a vedere che bambolina è. Allora questa è per adesso, perché non so cosa ci farà poi Lara. Una bambolina pinipon della serie Cuccioli, quindi è bambolina e cagnolino. I cagnolini, se voi avete visto bene, sono stati anche inseriti nelle blind bag che erano in edicola e anche nelle bustine che abbiamo aperto noi di recente nell'ultimo presentazione e unboxing. Dai, tira fuori tutto. Giralo, se lo saltano per aria. Ed eccoli qua aperti. Abbiamo aperto tutto quanto, andiamo a vederci la nostra bambolina. Allora, ha già girato la faccina alla nostra pinipon, quindi abbiamo da una parte l'occhiolino e dall'altra parte Gli occhi gli occhietti aperti. aperti. Molto molto carina. Che è molto meglio gli occhi aperti. Ah sì? Allora la lasciamo con gli occhi Sì. aperti. Ti piace di più? La lasciamo così. Sì. Poi abbiamo la mollettina che si può ovviamente togliere perché è un tag e si può sostituire con gli altri tag che abbiamo qui in dotazione, che sono la farfallina, Il il brillantino. diamantino brillantino e poi un cuore. Abbiamo poi la Oppure borsetta una e borsetta. anche sulla borsetta possiamo mettere i tag, per esempio il Aspetta. brillantino lo possiamo mettere sulla borsa. La Ragazzi, ecco un tag. ciotola? Sì, volendo, se volete andare comodamente con una ciotola del cane piena di pappa sui capelli, lo potete fare. Bene. Se no potete mettervi, che ne so, un osso sulla mano anche, comodissimo portare l'osso, ecco qui. E i tag del cagnolino invece sono l'osso La e la ciotola, ciotola. e l'osso ovviamente c'è in due varianti, in variante già mangiata e in variante nuova. E il nostro cucciolino è qui, anche lui ha uno spazietto sulla testa per poter inserire un piccolo tag, ovviamente la ciotola, no? In testa, no, mettiamogli una farfallina in testa e andiamo a scoprire la sua altra faccina. Giriamo. Io ho già girato Ed è perché ero curiosa. felice. Nella faccina felice c'è anche il buchino sulla bocca, in modo che appunto è felice perché sta mangiando il suo setto. Oppure l'ha trovato. Esattamente. E questi sono i nostri nuovi due personaggi. Ma vediamo un po' che cosa vi fa venire in mente questa ragazza. Perché hai scelto proprio questo set? Io lo so, io ho capito. Tu hai capito, Chic? Sì. Eh sì, dimmi l'orecchio se hai indovinato. Ha indovinato. Esatto, vedete, ha i codini come Marinetta. Quindi, in un video prossimo Faremo faremo la Ladybug. customizzazione di questa bambolina e la trasformeremo in Ladybug. Che ne pensate? Se questa idea vi piace, Canebug. scrivetecelo nei commenti, fateci sapere se siete contente. Vedo che i video che facciamo con Ladybug vi piacciono sempre molto e quindi ci è venuta questa idea. Per trovare questa bambolina con le codine veramente non sono bastate le 900 miliardi di milioni di pinipon che abbiamo, perché appunto questa bambolina qui ci mancava, quindi abbiamo colto l'occasione per andare a comprare una pinipon nuova.
Bene, sono molto contenta, spero che questo piccolo... La ciotola vi sia piaciuta. Spero che la ciotola in testa vi sia piaciuta e anche voi, se non avete niente da fare, mettetevi una ciotola del cane in testa e andate in giro. Scherzi a parte, spero che questo unboxing vi sia piaciuto e continuate a seguirci se vi piace l'idea di vedere quando faremo trasformare la nostra Pini Pon in Pini Bug, in Lady Pon, in Lady Bug Lady Pon. Pon. Bene, questo piccolo unboxing finisce qui, noi vi salutiamo e quindi come sempre un bacio a tutti quanti, ci vediamo prossimamente. Se vi va iscrivetevi a questo canale in modo da non perdere le notifiche e mettete un bel mi piace che ci fa sempre piacere. Ciao ciao! Ciao, ciao tra i tester!